cucinare. E noi odiamo dover mangiare quello che cucini tu, Giulietta. Ragazze, sono stufa di rifare il letto tutti i giorni. Valentina, non dovresti lamentarti, visto che potresti stare tranquillamente a casa tua. E vivere col figlio della donna di mio padre. No, grazie. Odio pulire. Fa una cosa, Tobia. Perché non vai a dirlo alla direttrice? Non lo sentirebbe neanche. Che hai detto? Che non lo sentirebbe. Chi non mi sentirebbe? La direttrice non ti sentirebbe, Tobia. Queste sono cose che lei ci fa fare per farci smettere di essere ragazzi viziati. Adesso mi hai sentito? Duh, pulire il bagno è il compito che odio di più. Non è un compito, è un castigo. Ragazzi, qualcuno ha visto Geronimo? Buona cuccia! Accuccia! Accuccia! Attenzione, alunni! Attenzione! Dovrete essere tutti in riga in cortile fra 3 minuti. La signora direttrice vuole parlarvi. Attenzione, attenzione, alunni! La signora direttrice vuole dirvi 2 parole. Geronimo! Oh, Geronimo! Geronimo! Prendilo! Carissimi alunni, vi ho riuniti tutti qui per esprimervi brevemente quanto felice io sia per gli ottimi risultati che avete ottenuto, miei cari alunni e alunne. Geronimo! Shh, Clara, che ci fai lassù, Geronimo? Che succede? La direttrice ha iniziato a parlare. A questo punto dell'anno ritengo che tutti voi siate riusciti a centrare in pieno l'obiettivo prefissato. Voi siete arrivati in questo collegio con quanto in condotta? 0! Esatto! E il mio dovere e la mia missione è fare in modo che voi abbiate quanto in condotta? 10! Eccellente! E io sono sicura che se voi continuerete su questa strada, presto smetterete di essere che cosa? Dei ragazzi incorreggibili! Ma dato che noi non vogliamo smettere di essere ragazzi incorreggibili, presto fuggiremo da qui! Perdonatemi se oggi non avevo la carica giusta. Sappiamo che hai fatto uno sforzo per venire a cantare oggi, Luna. La verità è che si avvicina il compleanno di mia sorella, un altro anno che sto senza di lei. Ah, è arrivato papà. Devo andare a lavorare. Voi sapete che cosa significa? No, grazie a Dio non lo sappiamo. Direi che il collegio ci basta e avanza. Bene, ci vediamo. Ciao. Speriamo di poterle fare questa bella sorpresa. Con un po' di fortuna questa volta riusciremo a trovare la sorella di Luna. Ti aiuto? Non mi serve il tuo aiuto. Faccio da sola. Brava, piccola mia! Brava, Miranda! Oh, che bello. Grazie, vederti, mamma. Vederti andare a cavallo, tesoro mio! Che carina! Però, mamma, che ci fai tu qua? Come che ci faccio io qua? Dovresti occuparti della mia festa, mamma! Bisogna organizzarla! Come ho potuto dimenticare la festa di compleanno, Rita? La festa di compleanno di Miranda!
Ma certo che mi sto occupando della tua festa di compleanno. Mamma. Ti sei spaventata? Sì. Sarà la festa di compleanno più bella del mondo, perché te la meriti, perché sei la bambina più bella del mondo e la figlia più adorabile del mondo. Che avete scoperto? Quello che ci ha chiesto, l'abbiamo trovata. E dov'è? È la direttrice della Mastery School, un collegio speciale per la rieducazione dei ragazzi incorreggibili. Venite ragazzi, venite, venite, venite! Fatemi spazio, fatemi spazio! Questa è la mappa del collegio. Oh! È fantastica, dove l'hai comprata? Come dove l'ho comprata, Tobia? L'ho fatta io. Lo posso confermare, il mio migliore amico ci ha lavorato 2 settimane. Sei un genio, Geronimo. Allora, fuggire da qui non sarà una cosa facile, capito? In uno dei film in cui hai recitato c'è una bella scena di fuga. Però qui non siamo in uno dei tuoi film, Candy. Ragazzi, rendetevi conto che se ci scoprono saremo davvero nei guai, quindi dovete tutti seguire i miei ordini, chiaro? Che facciamo? Voi leggete la mappa, io faccio una telefonata per motivi logistici, ok? Io non lo sopporto quando fa il capo. Tranquillo, sentiamo di che si tratta, poi facciamo come ci pare. Scusa, sono subito da te. Pronto? Ciao Lilla, sono Geronimo. Oi! Sei pronta? Sì, sono pronta. Dimmi che cosa ti serve. Bene, scrivi quello che ti dico. Come faccio a scrivere se non so scrivere? Ti sto registrando. Sei geniale, piccolina. Allora, mi senti bene? Perfettamente, dimmi che ti serve. Mi servono secchi, pale, poi delle tute da lavoro e dei caschi con la luce. Hai registrato tutto? Sì, tu stai tranquillo, che andrà tutto bene. Non sapevo che fosse il tuo compleanno. Allora ti compro un bel regalo. Non è necessario. No, è un piacere. Non posso spendere molto, però qualcosa di carino lo troverò. Ti ho detto che non è necessario. Tu non sei invitato alla mia festa. Non sei mio amico. Infatti... non ricordo neanche come ti chiami. Toto. Mi chiamo Toto. Sai, tra un paio di giorni inizierò ad affittare la mia macchina per qualche matrimonio. In verità non ne ho molta voglia, però... mi stai ascoltando, Luna? Sì. Sì, papà. Ma non sembrava. In realtà, beh, pensavo a quanto sono fortunata perché tu mi hai adottata. Mia sorella sarà stata altrettanto fortunata. Ti prometto che noi due ci vedremo di nuovo. E promettimi che da grande non ti dimenticherai di me. Io e te ci vedremo ancora. Tra 2 giorni è il suo compleanno. È vero. Te ne ricordi sempre. Non potrò mai dimenticarmi di lei. Cosa
presidente da consejo. Da muchas vueltas pasan y miran y no se animan. Ragazze, dobbiamo essere pronte con questa coreografia al più presto. Sì, l'insegnante di recitazione dice che per la settimana prossima deve essere finita. Così va già abbastanza bene. Emma? Ehi, guarda chi c'è. Tom, che ci fai qui? E se ti vede Rita? Sono venuto a invitarti a prendere qualcosa al buffet. No. Va pure, tanto la coreografia funziona alla grande. Bene. Ragazze, vi prometto che dopo continuiamo a provare. Questa ragazza non pensa ad altro che al fidanzato. Sai, tu non ci hai mai raccontato niente di questo. Di che? Non ci hai mai detto se hai avuto un ragazzo. No, non l'ho mai avuto. Stai dicendo che non ti è mai piaciuto nessuno? Una volta c'è stato un ragazzo che mi piaceva. E che è successo? Niente. Quel ragazzo per me è impossibile. Sì, sono Miranda Mujica. Voglio parlare con il responsabile che ha mandato un vestito che non è il mio. Ma certo che ne sono sicura. Questo vestito è orrendo. È privo di classe. Che sarebbe successo se non avessi visto il vestito fino alla festa? Che mi sarei messa? No, mi dica che mi sarei messa. Io non voglio sentire scuse. Mandi subito il mio vestito. Che vuol dire che non c'è il fattorino? Come? Questo a me non interessa. Trovate una soluzione. Insomma, devo pensarci io. Sì. Non... Che cosa ci fai tu qui? Volevo chiederti se hai notato come sta meglio il tuo cavallo, sai? Gli ho cambiato dieta e adesso sta molto meglio. Non ho tempo per queste stupidaggini, Toto. Ma visto che sei qui, puoi renderti utile. Tieni, riporta questo vestito e portami il mio. Ma io sono un addestratore di cavalli. Tu sei un mio dipendente. E se ti dico di andare a prendere il mio vestito, tu vai a prendere il mio vestito, ok? Ok. L'indirizzo è scritto sulla scatola. Allora, va, muoviti! Forza! Questo poveretto, se lo allontani dai cavalli, non serve proprio a niente. Non sai come odio pulire vetri. Anch'io pulire. Però fortunatamente tra non molto ce ne andremo da qui. Geronimo, tu hai idea di come scaveremo il tunnel? Ma certo che lo so, Benji. Dobbiamo fare così, per prima cosa. Sì, e cos'è che dovete fare? È solo una mia impressione o qui si fanno molte chiacchiere mentre questi vetri sono ancora sudici? Si può sapere di che cosa stavate parlando? Stavamo parlando di che? Della Mastery School. Sì, sì, e di quanto è bella. E sa perché è così bella? Perché? Per lei. Sì. Perché lei ci insegna molte cose e non sa quanto le vogliamo bene. Da morire! Ah, da morire, vero? Sì, le vogliamo tanto bene. Che felicità! Non sapete quanto mi dia gioia che voi mi vogliate tanto bene. Però l'unica cosa che mi importa è che questi vetri siano immacolati. Né lei, nessuno qui mi potrà comprare dicendo che mi vuole bene. Avete capito? Al lavoro! Capito? Al lavoro! Uno, due, uno, due, uno, due! Non sai quanto sono contento che tra poco andremo via da qui e non vedremo mai più quella strega. Sì. Alessio? Ma è vero che hai annullato la festa? Sì, Renata, è vero. Mi puoi dire come ti è venuta in mente un'idea così stupida? L'hanno trovata.
L'hanno trovata. Tua madre? Sì. Non dovevo rimandare per tanto tempo, ho sbagliato. Ad ogni compleanno mi riprometto di dirglielo, ma alla fine non ci riesco. Però quest'anno è diverso. Adesso è grande. È diventata una signorina bellissima. E io ho il dovere di dirle che è stata adottata. Con queste foto volevo fare un video per la festa, ma non ho fatto in tempo. Ah, ho capito. Com'eri bella quando eri piccola? Continua a essere bella. Certo. Però, Miranda, non hai delle fotografie di quando eri appena nata? No, le abbiamo perse in un trasloco. Che peccato! Non è mica così grave. Avanti! Miranda, sono venuto a portarti il vestito. Sì, lascialo lì. Ora puoi andare. E ti serve qualcos'altro? In questo caso te lo avrei detto. Va pure. Che cosa aspetti? Miranda, sei cattiva con lui, poverino. Non sono cattiva. Lo tratto come si merita, è un mio dipendente. È un dipendente di tua madre. Va bene, sarà anche di mia madre. Ma è un tonto. Voglio stare qui. Perché resti se non ne hai voglia? Tu sei la cameriera, vero? Sì. Si può sapere perché stai lì impalata? Come? Sei sorda? Ti ho chiesto perché stai ferma come una statua. Non so, cercavo di capire da dove devo cominciare. Poverino, non sai da dove cominciare, guarda. Quelli sono gli invitati, tu sei la cameriera. Che cosa devi fare? Devi servirli, forza, forza. Ciao. Papi, ciao. Oh, amore mio. Come stai? Bene, molto bene, sei splendida. Grazie. Che festa avete dato? Beh, posso dirti che non è stato facile. A un certo punto Alessio voleva tirarsi indietro. Voleva cancellare la festa. Come voleva cancellare la festa? Sì, sì, ma ora è tutto a posto. Ci ho messo un po', ma alla fine l'ho convinto. Amore, devi avere tutta la pazienza del mondo con questo ragazzo. Non ti dimenticare che dal tuo matrimonio dipende il nostro futuro. Ti giuro che niente e nessuno potrà impedirlo. Ragazzi, viene da questa parte, sicuro? Io non sento niente. Se Geronimo dice che è così, allora è così. Fate silenzio o non riusciamo a sentire. Grazie, sorellina. Hai portato tutto, vero? Tutto. Le pale, le tute da lavoro, i secchi. Cos'è questa roba, Lila? I secchi che mi avevi chiesto. Sono secchielli per giocare in spiaggia, Lila. Hai chiesto dei secchi, io te li ho portati. Ho la registrazione. Oh mio Dio. La tua sorellina è splendida. È uguale al personaggio che ho interpretato nel mio primo film. Lila è meravigliosa, come te. Abbiamo visite. Siamo venuti a dirvi di non contare su di noi. Questa storia finirà male e noi non vogliamo problemi. Allora vi lascio le cose o no? Lila, sai, io sono un vigliacco. Chi è un vigliacco? Io sarei un vigliacco. Ragazzi, arriva la pazza! Chi è la pazza? Di qua, di qua! La massima severità. Ricordati di papà, che Dio l'abbia in gloria.
Questi ragazzi sono incorreggibili. Devi imparare dalla tua sorellina. Sta arrivando. Che facciamo? Che dolore, che dolore. Scusi, signore, mi scusi. Mi dispiace, mi scusi. Giuro che non l'ho fatto apposta, mi perdoni. Fa molto male. E se ci soffiassi? Non lo so, prova. Attenzione, fa attenzione. Così va meglio? Che fai con il mio fidanzato? Niente, il tappo dello champagne gli è finito nell'occhio. Ma sei davvero inutile, vattene. Non riesco ad aprirlo. Che è successo? Non riesco ad aprire l'occhio, non lo so, mi è finito addosso un tappo. Senti, è arrivato Marcos, è medico, perché non vai da lui e ti fai vedere? Sì, sì, e tu sta tranquilla, continua a fare quello che stavi facendo. Sei licenziata, te ne puoi andare. Si può sapere che cosa ci fate voi qua? Abbiamo solo sbagliato porta. Esatto, però stavamo andando via. È molto meglio così per tutti quanti. Fa troppo freddo qui per dei nanerottoli incorreggibili. Bisogna accendere il riscaldamento. Seguimi, aiutami. Adesso staremo molto meglio. Sì. Vediamo, è questo giusto? Sì. Bene. State andando via, no? Avete fretta per caso? No, niente fretta, niente fretta. No. E questa tosse? Sono io, scusate. Ai, mi gira la testa. Tienila, Geronimo. Ma che cos'ha questa bambina? Aiuta, Mirita. Fate largo, forza, presto, presto. Fate largo. Che facciamo? Entriamo. Sì, sì, dai, andiamo. Andiamo, andiamo. E questo? È un baule. Vediamo che c'è dentro. Per fortuna ero preparata. Scusami, troverò un altro modo per farti entrare. Ragazzi, non dobbiamo dire a nessuno di questo posto, neanche una parola, eh? Eh no, sennò vorranno andarci tutti. Eh no. Non credo che vorranno andarci tutti. Se raccontiamo dello spavento che ci siamo presi. È vero, mi sono spaventata da morire. Anch'io. Però ci tornerei. Senti, Tobia, ti dico una cosa. Se tu vuoi tornarci, va pure. Ma su di me non contare proprio. Neanche su di me. Oh, ragazzi, voi siete due fifoni. Ehi, Tobia, quando vuoi ci andiamo un'altra volta. Io non vedo proprio l'ora di sapere che cosa c'è dentro a quel baule. Va bene, però facciamo un patto di silenzio. Di questo non si parla mai. Questo resta tra noi quattro. Questo resta tra noi quattro. Questo resta tra noi questo quattro. Questo resta tra noi quattro. Sono io, Ivo. Ah. Possiamo vederci? No, ora non ne ho voglia, sto male. Ehi, che è successo, Luna? Mi hanno licenziata, una miliardaria, non sai come mi ha trattata. Pazienza, non ti preoccupare. Sta tranquilla, vedrai che molto presto troverai un altro lavoro. Sì, lo spero. Dove siete? Qui. Dietro di te. Ehi! Hey. Che fate? Che ci fate vestiti così? Tu non immagini la sorpresa che abbiamo qui per te. Non riesco ancora a credere che siete riusciti a fare questo, ragazzi. Sono anni che cerco di avere informazioni da quel convento e me le hanno sempre negate. Lo sai, per te siamo capaci di fare qualsiasi cosa. Ragazzi, veramente, io non so proprio come ringraziarvi di tutto questo. Non preoccuparti, Luna. Ma tu non devi ringraziarci di niente. Sai bene che saremo tutti molto felici il giorno in cui ritroverai la tua sorellina. Il mio stalliere è proprio uno stupido. Non so come potesse sperare che lo invitassi alla mia festa.
Beh, che ci sperasse è anche comprensibile. Ma questo non significa che lo inviterai davvero. No, no che non lo inviterò. Né ora né mai. No, figurati. Se invitassi lui, dovresti invitare tutti i tuoi dipendenti. No. Dovresti invitare le cameriere. I cuochi. Oh, no, 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 per carità. Povero ragazzino. Non ha capito come stanno le cose. Non ha capito chi è lui e chi sono io. Però prima o poi dovrà capirlo. Perché altrimenti dovrà andarsene. Ragazze, basta parlare di lui. Cambiamo argomento. Perché non parliamo della tua festa? Ah, sì, la mia festa. Sarà fantastica. Sono molto emozionata. Sono sicura che sarà una delle migliori feste della mia vita. Ti ho sentita. Ciao, ragazze. Ciao. Andiamo che dobbiamo ancora comprare le scarpe. Aspetta, le scarpe e un mucchio di altre cose. Ma certo, per questo dobbiamo andare via subito. Non abbiamo molto tempo. D'accordo. Ciao, ragazze. Mua, mua. Mua. Ci vediamo. Ciao, andiamo. Ragazze. Ciao. Ciao. Sarà una festa divertentissima. Sì, non vedo l'ora. Sarà una bomba. Ehi, Geronimo, mi stavi cercando? Volevo vederti. Dai, sali anche tu. Perché volevi vedermi? Perché volevo chiederti una cosa. Sei sicura di voler fuggire con me? Ma sì, certo che lo sono. Sicura? Perché tuo fratello si è tirato indietro. Tobia può fare come vuole. Io non mi tiro indietro. Io vengo via con te ovunque tu vada. Sono venuto a prenderti. No, Ivo, no, non voglio, va via. No! Valentina, ovvero la figlia del marito di mia madre, è in quel collegio. E com'è quel collegio? Molto severo, molto severo. Insegnano ai ragazzi le buone maniere, cose del genere. Li fanno lavare, stirare, cucinare. Che? Micidiale. Perché l'hanno mandata lì? Veramente non ne ho idea. Da un giorno all'altro ha deciso lei di andarsene. Come se niente fosse. Eravamo una famiglia felice. Vivevamo tutti insieme. Bingo! Eccola qua. Questa è una scuola modello. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che accogliamo ragazzi con problemi di condotta. E che cosa offriamo loro? Amore. Possiamo visitare l'istituto o parlare con gli alunni? No, assolutamente no. E sa perché non lo permettiamo? Perché vogliamo proteggere la privacy degli studenti, mi capisce? E lei ha figli? Sì, una figlia bellissima che si chiama Miranda. Non si chiama Miranda e non è sua figlia. È mia sorella e si chiama Anna. Stanno venendo pulitissimi, vero? Sì, veramente immacolati. Geronimo, una domanda. Che cosa faremo quando saremo fuggiti da qui? Beh, possiamo andare a casa mia, visto che mio padre è in viaggio in Europa. Ah, buona idea. E poi a me piace molto stare vicino a tua sorella. Aspetta, attento, attento che mi arrabbio. Guarda che mia sorella è intoccabile, eh? Non la tocca nessuno. Sei geloso, eh? Sì, geloso, non me la tocca nessuno. Ragazzi, ho sentito male o state pensando a una fuga? Chi? Noi? Non so di che parli, non so di che parli. No, no, no. State molto attenti a quello che fate. Potrebbe essere pericoloso. I vostri genitori vi hanno messo qui. Non vi piace, ma non potete fare come volete. Siete troppo piccoli per andare in giro da soli. Valentina, non ti preoccupare. Sì, mi preoccupo perché non voglio che vi accada qualcosa. Sapete come funziona questo collegio? Certo che lo sappiamo, perciò non faremo niente. Mi promettete che non farete niente? Posso stare tranquilla? Te lo promettiamo. Non faremo niente. 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 No, no. Sì, sì. Niente, niente. Niente. Niente.
Ivo, grazie di avermi accompagnata. Sono nervosa, non so proprio come fare a dirle che sono sua sorella. Aspetta, 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 aspetta. Quella non è la direttrice. Ti amo, ti amo, ti amo. Quella è mia sorella. Oh, non ce la fai a portare tutto. Aspetta che ti do una mano. No, ce la faccio. Para buscarte aquí. Nada me importa en el mundo más que poder abrazarte un segundo. Yo sé cuánto. Allora. Non ce la faccio, Ivo. Lei è felice. Non glielo posso dire. Biscotti salati, biscotti salati, biscotti dolci. Dolci. Non dimenticate i panini. Quelli al salame e al formaggio mi piacciono da morire. Ragazzi, mancano ancora 2 giorni alla nostra fuga. Se prepariamo i panini adesso, andranno a male. Sì, certo, Candy ha ragione. Beh, l'ho detto solo per ricordarvelo, scusatemi, eh. Io dico, perché voi non pensate a controllare che non venga nessuno? Così noi due possiamo occuparci delle provviste? Sì, giusto, che di queste cose voi non capite nulla. Sorvegliate la porta, che se viene Rita e ci scopre ci rovina tutto il piano. Però mi raccomando, i panini sono così buoni! Oh mio Dio, le donne! Frutta! Permesso? Posso? Sì, papà. Non riesco a dormire. Lo immaginavo. Tesoro, mi sono appena ricordato di una cosa molto importante. Nel collegio dove sta tua sorella, ci lavora Toto. Dici davvero? Ho così tanti progetti con Tom per quando finirà la scuola. Lo sappiamo che sei fidanzata. Smettila di parlare di Tom. Alunna Valentina? C'è una chiamata telefonica da casa sua. Da casa mia? A quest'ora? Sì, non si allarmi. Pare che non sia niente di grave, a quanto mi hanno detto. In ogni caso, ha 2 minuti per parlare, è chiaro? Chi è? Sono io, Ivo. Ivo? Papà sta male? No. Allora tua madre? No, nemmeno lei. Ti ho chiamata perché volevo farti delle domande riguardo al tuo collegio. Sembra che una mia amica... Una tua amica? Ma non ti vergogni di niente? Valentina, aspetta. Tu mi chiami a quest'ora perché vuoi parlarmi di una tua amica? No, senti, non mi disturbare più. Parla con la tua amica e non mi chiamare più perché non ti rispondo, è chiaro? È proprio matto questo ragazzo. Non riesco ancora a credere a quello che mi stai dicendo. Allora Miranda è la tua sorellina. Beh, il mio lavoro è badare ai suoi cavalli. E lei che tipo è? Lei è molto bella. Ed è buona come Luna? No, Miranda no. È tremenda, ha un carattere. Secondo me hai fatto bene a non dirle niente. Perché mi sa che è molto meglio avvicinarsi con calma. Conoscerla senza... fretta. Ma come faccio ad avvicinarmi a lei? Non lo so. Tu credi che Luna potrebbe trovare un lavoro lì? Sì, è un'ottima idea. Sì, è geniale, papà. E tu mi potresti aiutare? Sì, penso di sì. Io ti faccio avere un colloquio con la direttrice. Cercano sempre personale nuovo. Facciamo così. Tu ti tieni pronta. Io ti organizzo il colloquio. Che te ne pare? Mi sembra perfetto. Maripopo, mari mari sa sa, maripo mari sa, mariposa. Oh, Pippa io! Mami, sono un po' nervosa per via della festa. Un po' nervosa? E perché? Aspetta. Perché? Ah, qualcuno mi sta parlando, scusami. Come? Cosa dice? Ah, no, ma dovete decidere, eh?
Dice che sarà la festa più bella del mondo? Che può stare tranquilla? Ok, sta tranquilla, sarà la festa più bella del mondo. Ah, Miranda, tu sai che ti adoro. Sì. Ora voglio dirti una cosa. Dimmi. Dovevo dirtela molto tempo fa, ma non ho avuto il coraggio. Mamma, che succede? Sei stata adottata, Miranda. Sei stata adottata. Sei stata adottata, Miranda. Mamma, che mi volevi dire? Eh? Che mi volevi dire? Che... Oh, ah, che testa vuota! Che devo andare a prendere il regalo, la sorpresa. Sorpresa! E tu non hai neanche idea di quello che sono riuscita a trovare. Ecco che cosa volevo dirti. Ah, adoro le sorprese, mamma. Dai, va a comprarla. Sì, vado. Ciao, tesoro. No. Che c'è? Aspetta, voglio chiederti un favore. Tutto quello che vuoi. E voglio che nessuno dei tuoi alunni si imbuchi alla mia festa. Sai come sono fatti? Quelli stanno sempre tra i piedi, ma alla mia festa no, vero? Sì, sono così invadenti, te lo prometto. Se io dico che non succederà, vedrai che non succederà. Su questo stai tranquilla. Ok, bene. Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Tanti auguri a me. I love you. Anche io, mamma. Bene, sono pronta. Toto mi starà aspettando, devo andare. Sta tranquilla, Luna. Vedrai che andrà tutto bene. Mi piacerebbe accompagnarti, ma ho appena iniziato il lavoro che ti dicevo, quindi... Oh, papà, non ti preoccupare, andrà tutto bene. Beh, possiamo accompagnarti noi, se vuoi. Dai, così non vai da sola. Io posso trovare una macchina. No, no, sul serio. Comunque, nel collegio devo entrare da sola. Andrà tutto liscio. Oggi è il gran giorno. Dovete fare molta attenzione. Deve essere tutto perfetto. Oggi c'è la fuga e tua sorella va con loro. Questo se lo sogna la sorellina. Io non glielo permetterò mai. Silenzio! Silenzio, per favore. Bene, buongiorno. Buongiorno, signorina. Innanzitutto, voglio che mi auguriate buon compleanno. Buon compleanno, Miranda. Grazie, grazie. Bene, volevo comunicarvi che oggi io darò una super mega festa. Siamo invitati? Certo che no. La festa è per i miei amici e per il mio fidanzato. E quindi volevo chiedervi di fare i bravi, perché non voglio alcun tipo di complicazioni. Altrimenti ve la dovrete vedere con mia madre Victoria. Ok? Ok? Ok, Miranda. Patti chiari. È insopportabile questa tipa, è odiosa. Mi dà sui nervi. Che dice? Meglio se cambiamo il giorno della fuga. Assolutamente no. Oggi è il giorno. Guarda qui. Che cos'è? Questo è un curriculum falso. Sì. E a che ti serve? È una falsa identità per lavorare nel collegio di mia madre. Perché? Ho bisogno di conoscerla. Voglio starle vicino senza che sappia chi sono. Voglio sapere perché mi ha abbandonato. E ora che si fa? Vado a cercare la direttrice per parlarle di te. Oh, sono nervosa. Però tu aspettami qua, perché non so dove si trova. E siccome oggi è il compleanno della figlia... Sì, lo so. Oggi è il compleanno di mia sorella. Bene, aspettami qua. Toto! Sì? Grazie. Vado. Non ce la faccio più. Neanche io, Candy. Aspettate, ragazzi. Questo non ha senso. Mia sorella si è sbagliata. Non possiamo scavare un tunnel con palette e secchiali da spiaggia. Ma io voglio fuggire, voglio andare via. Ah, tutti vogliamo andare via. Ma il piano è fallito. Il piano A è fallito. Però io ho un piano B. Tu hai un piano B? Sì, dobbiamo liberare tutti quanti gli animali. Geronimo, scusa, ma capisci che disastro succederebbe al compleanno di Miranda se liberiamo gli animali? Certo, è questa l'idea. Deve essere un super disastro. E mentre tutti sono distratti, noi ne approfittiamo e scappiamo via. È un'idea geniale. Sì, ma che bella idea, amico. Oh... Thank you.
apro? Ma sì, io apro. Ah, ma mi sbaglio, quello lì era... Sì, era lui! Hai deciso di non fermarti finché non mi avrai sfigurato? Che meraviglia questo braccialetto! Ho dovuto aspettare tanto tempo, ma ne è valsa la pena, eh? Le cose migliori si fanno sempre aspettare. Guardi che questo è un gioiello unico nel paese. È ovvio, è il minimo per la mia piccola, se lo merita. Che splendore, mi faccia pagare che la festa è già cominciata. Perfetto, glielo preparo immediatamente. Grazie. Devo andare via di corsa! Riguardo al tappo, non è colpa mia, glielo giuro. No, 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 certo che no. Sono stato io a puntare l'occhio proprio in direzione della tua bottiglia. Mi prende in giro? No, 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 per niente. A te deve risultare sgradevole la mia faccia, no? Per questo cerchi di modificarla. Dimmi, ti sembro così brutto? Brutto? No. No, perché se ti sembro brutto, dimmelo. Mi compro una maschera o... ho una barba finta e la prossima volta non avremo questo problema. No, stia tranquillo, non sprechi i soldi. Non ci sarà una prossima volta. Ah. Bene, mi tranquillizza. Tutte le parti del mio viso resteranno come sono? Sì, certo. Scusami, tu che cosa stai facendo qui? Io sto aspettando una persona. Ah, e sa una cosa? Anziché aspettare qui, vado a cercarla. Sì, anch'io sto aspettando una persona e anch'io vado a cercarla. Però non mi segua, per favore, eh? Non mi segua. Non ti sto seguendo. Va avanti, conto fino a 5 ed esco. Salve. Arrivederci. Parlo io? O voi? È evidente che senza Luna il gruppo non esiste. Sono d'accordo. Assolutamente. E allora, ragazzi, che facciamo? Io? Ho un'idea. Andateci piano con il riso, per favore, basta, mi rovinate la vernice. No, la portiera la apro io. Scusate se ho alzato la voce. Allora andiamo? Voi rimanete qui! Non vi impicciate! Tu vieni con me! Ah, mi fai male! Lasciala stare! Tu non ti impicciare! Ragazzi, che è successo? Che cosa avete combinato? Geronimo ha liberato gli animali perché vuole scappare! No, sei pazzo! Noi ce ne andiamo adesso! Io li fermerò! Sì, dobbiamo fermarli, dai! Forza, dobbiamo coprire i bambini o sarà un massacro! Ok, andiamo! Andiamo. Che barbarie! Oh,
pazza! 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 Guarda! Guarda cosa hai fatto alla mia amata Flipper! Esce nel fumo! Mio Dio! Signore, ha perso il fiocco? Sì, l'ho perso, ma chi ti ha insegnato a guidare così? Chi è stato? Chi è stato? Voglio sapere chi è stato! Chi tra tutti voi è il responsabile di un simile disastro? Parlate! O ve la dovrete vedere con me! È stata lei! Io? Non so chi sei, ma hai rovinato la mia festa di compleanno! Ti odio! Ti odio con tutto il mio cuore! Ti odio, ti odio, ti odio! Y siempre está conmigo, sí.